una notizia spiacevole, ma che era già nell'aria. Io mi auguro che questo serva come segnale ai cittadini che sinora hanno vissuto in maniera molto elastica. Mi auguro che adesso ognuno si faccia un esame di coscienza e capisca che siamo su un percorso molto accidentato. Abbiamo due vigili al mattino, due al pomeriggio, devono occuparsi delle quarantene, tanto margine per fare tanti controlli, oggettivamente non ce ne sono. Vuol dire che con chi siamo stati un pochino più elastici, se li abbiamo visti senza mascherine, vuol dire che la prossima volta, da domani, li faremo la multa. Servivano, servono e serviranno maggiori controlli. Purtroppo il problema principale è legato proprio agli ultimi DPCM che ci hanno rilasciato, dove non ci permettono più di effettuare un controllo serrato e severo su determinate situazioni. Anche domani molte attività sono aperte rispetto alla prima zona rossa del primo lockdown, e questo sicuramente comporta una difficoltà maggiore nel controllo dei cittadini. È una Mondalto che ritorna un po' indietro rispetto a qualche giorno fa.